Grazie ancora per l'opportunità. Diciamo, noi siamo qua, allora in La FAO tanta gente che viene dall'altro mondo vuole imparare che succede in Italia sull'agricoltura principalmente, non possiamo ovviare la cultura, chiaramente. Ma diciamo che in Italia l'agricoltura, il suolo e tutto questo è un po' diversa da quello che succede nel mondo, ma diciamo globalmente abbiamo un po' le sfide comuni. E la sfida oggi è che dobbiamo produrre di più, sempre stato così, però dobbiamo produrre con meglio qualità, perché oggi c'è il nutrizionista, quello che fanno il nutrition, dicono ok, il cibo non c'è più quel micronutriente che abbiamo bisogno come il zinco. Okay? E noi che studiamo l'agraria sempre ci concentriamo in elementi più generali come il nitrogeno, il fosforo, eccetera. Okay? Allora dobbiamo produrre di più e meglio. Una sfida. Un'altra sfida, dobbiamo produrre con sostenibilità. Sì? Perché? Perché dobbiamo avere ecosystem services. Dobbiamo essere attenti ai cambiamenti climatici, alla contaminazione del suolo, eccetera. Allora, due sfide. Chi sono al mezzo di queste due sfide? La ricerca, ma principalmente dobbiamo capire che quello che fanno agricoltura sono gli agricoltori e loro sono quelli che possono fare un cambio, perché è nelle sue mani. Perché sono in contatto diretto con il suolo e con le altre risorse naturali, allora noi dobbiamo capire quello, perché se no, se noi lavoriamo da noi e la cosa che facciamo e non capiamo che quello che può veramente usare quello che tu produci sono loro, stiamo facendo cose però forse non saranno utilizzate. E quello è una cosa comune in tutto il mondo. Qua, anche se può vedere, specialmente dopo aver sentito il tavolo primo e tutti i colleghi, capisco che abbiamo ancora quella sfida. Ma gli agricoltori possono aiutarci tantissimo e noi dobbiamo fare la ricerca come risposta alle sue domande. Se deve fare ricerca anche pura, va bene, però ricerca che risponde alle domande che vengono da quello che usano il suolo e altre risorse. È fondamentale. Allora, per fare tutto questo, i ricercatori devono avere sicuramente tutti gli strumenti per fare questa ricerca e dopo fare l'applicazione. Quello ha bisogno, diciamo, di un ambiente che permetta fare questo. E lì si comincia da un marco normativo della legge che devono esistere e delle istituzioni che possono fare questo lavoro. E un altro componente fondamentale è il soldi, no? Le risorse finanziarie. Perché senza investimento non possiamo fare molto. Al mondo c'è un grande problema che, ok, forse qui nella comunità europea è diverso, no? Perché voi avete il CAP. Allora è un veicolo di aiutare e dire ok, puoi utilizzare queste pratiche nella campagna e così ti posso dare un po' di soldi, no? Questo è un incentivo. Però se vogliamo fare di più, dobbiamo pensare che dobbiamo dare un po' più di incentivi, sì, all'agricoltore, perché noi vogliamo che loro possano in pratica un set di buone pratiche che possono aiutare alla produzione e a avere queste due sfide. Allora, lo che noi vediamo qua in Italia è che l'agricoltura, specialmente per questa dieta mediterranea, tutto è a un livello molto alto, no? Allora, non è che sono agricoltori come per esempio in paese che veramente l'agricoltore è da solo e non fa niente, non può fare molto. Qua voi parlate di agricoltura biologica, questi prodotti DOC, eccetera. Allora,
in questo hanno un marketing che è valutato da tanti paesi nel mondo e questa è un'opportunità per investire di più e fare di meglio con questa sfida e così fare l'agricoltura un'attività sostenibile ma che dà rendita all'agricoltore, perché alla fine l'agricoltore vogliono aiutare al mezzo ambiente, vogliono avere belli suoli e tutto, ma devono vivere, devono avere soldi per le famiglie. Allora quello è fondamentale e se noi dimentichiamo quello, veramente noi stiamo capendo che loro sono persone come noi che hanno bisogno di questo. Allora io credo che voi avete una posizione unica nel mercato del cibo e dell'agricoltura in genere, ma mancano queste piccole pezzi che possono fare di questo ancora un'attività molto più rentabile e che può aiutare e servire d'esempio ad altri paesi. Io credo che hanno tante cose, solo manca un po' di punti che già lo hanno detto prima nel tavolo, lo ha detto Anna, lo hanno detto tutti, e dovete un po' capire che ok, la gente è disponibile, c'è la ricerca, c'è tante cose, ma manca questo che è il framework, no? Il marco che aiuta e supporta e fa che il potenziale che c'è può veramente fiorire, no? Allora io credo che non potete perdere questa opportunità. Grazie. Un altro punto di vista sempre utile.